Roberto Cacciapaglia, nato a Milano con radici gioiosane, diplomato in composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove ha anche studiato direzione d'orchestra e musica elettronica. Ha lavorato allo studio di fonologia della RAI e collaborato con il Centro Nazionale delle Ricerche di Pisa, studiando le applicazioni del computer in campo musicale. Protagonista della scena musicale italiana più innovativa e personaggio di riferimento in Italia e all'estero per la ricerca musicale tra classicità e sperimentazione elettronica, nella direzione di una musica senza confini, al di là delle divisioni. Per lungo tempo si è occupato di musica e danze sacre e da anni conduce una ricerca sui poteri del suono. La sua musica trae ispirazione da queste esperienze e passa attraverso l'emozione più che da regole e strutture. Dagli album Sonanze si nota in Logica, Transarmonica, Conciliazione, Generazioni del Cielo, Lamentazioni di Geremia, Aurea Carmina, Quarto Tempo, Canone degli Spazi, Ten Directions e l'ultimo arrivato Alphabet. Il nuovo CD pubblicato da Decca Universal Music, uscito nel gennaio 2014, Alphabet to the Invisible, in vetta alle classifiche di iTunes. Il motivo che spinge il maestro è da sempre la ricerca di un'integrazione tra la tradizione del mondo classico e la sperimentazione. E in questo lavoro ha proprio cercato di unire il pianoforte, che è un po' il leone della foresta degli strumenti, afferma, a una tecnologia molto sofisticata e sperimentale, completamente innovativa. Il disco è stato registrato nella Sala Verdi del Conservatorio, la cui straordinaria cassa armonica ha contenuto la storia della musica di Milano. L'alfabeto e le lettere sono la sorgente di tutti i linguaggi, afferma, è come il suono immobile che attraverso le forme arriva all'ascoltatore. Possiamo tracciare un'analogia con la notazione britannica, dove si usano appunto le lettere. Lo spazio e i numeri possono essere interpretati come lo spazio e il tempo, in senso orizzontale, mentre le lettere rappresentano i suoni e le frequenze verticalmente nello spettro armonico. Alphabet è l'incontro tra il suono acustico del pianoforte e una tecnologia molto sofisticata, che porta alla luce i suoni che di solito sono inudibili, i suoni invisibili appunto, che tanto piacevano a Pitagora, gli armonici. Roberto Cacciapaglia pensa a dei raggi, cioè le onde sonore che raggiungono lo spettatore. Di solito mandiamo il suono, ma poi lo perdiamo. Attraverso questa speciale tecnologia invece abbiamo la possibilità di seguire le onde che arrivano a chi le ascolta. I brani strumentali non danno indicazioni, ti lasciano più libero e pensa sia questo il motivo per cui sono sempre più apprezzati. L'alfabeto è come il mare calmo, dall'alfabeto puoi partire. Ribadisce la sorgente da cui nasce, anzi può nascere tutto. Mi sembra che nell'alfabeto convoglino tutte le lingue del mondo. Lavoro nel mio atelier e uso la tecnologia come fosse una tavolozza d'artista. La materialità dei vinili, dei nastri che giravano, segnavano l'orologio del tempo che ora non c'è più. Roberto Cacciapaglia è l'autore di una musica espansiva e familiare che entra nelle nostre case attraverso la pubblicità degli spot Barilla, Caffeilli, Levissima, Fernet Branca e ci raggiunge al teatro e al cinema come nell'ultimo film L'11 settembre. 1683 di Renzo Martinelli. Eppure Roberto Cacciapaglia, compositore, arrangiatore, pianista e producer milanese di icone pop come Gianna Nannini, Giuni Russo e Alice, che ha prodotto, e soprattutto un autore di culto che sperimenta avventurosi ibridi tra elettronica e acustica, affermando che l'alfabeto è l'anima di ogni genere di linguaggio, l'universo senza limiti che spalanca possibilità fantasiose e invisibili anche nel mondo della musica, immaginando un pianoforte che procede come un veliero avvolto dalle onde, con le sue corde tirate e sensibili. Un bisogno di trovare un rapporto più profondo con il suono, scavando sotto la superficie. Infatti il pianoforte nel CD viene amplificato con 12 microfoni e un software molto sofisticato che lavora sugli armonici. Un tipo di ricerca che piace tanto al suo pubblico. Nei suoi concerti cerca di creare un rito magico come nei tempi antichi, entrando in sintonia con gli ascoltatori. Sin dai 16 anni studiava al Conservatorio di Milano e le strade si sono incrociate con Franco Battiato, per poi collaborare insieme nel disco Pollution. Ha inoltre fondato a Milano l'Educational Music Academy, che si rivolge a compositori, interpreti, pianisti, cantanti e cantautori, indipendentemente dal livello di esperienza già acquisito. Per chi desidera intraprendere la strada della musica come arte e possa imparare a muoversi nel panorama odierno per proporre e comunicare la propria musica, sia essa composta o interpretata. Piano con
Concert Ballet, domani 13 agosto alle 21.30, concerto per pianoforte del maestro con interventi coreografici di Arché Danza, coreografie di Matilde De Marchi. A Gioiosa Marea, evento gratuito in riva al mare nella Perla del Tirreno. Evento giunto alla quinta edizione all'interno della rassegna Note di Luna Piena, ideata e organizzata dall'Associazione Culturale Officine Lucore, Libere Idee in Movimento, col patrocinio del Comune di Gioiosa Marea. Musica e danza dunque domani, un concerto in punta di piedi allietato dalle note del maestro. Sarà come se un linguaggio artistico cercasse nell'altro lo specchio amplificante dell'emozione espressa. Il maestro sfoggerà la dote più ambita per un musicista, quella di farsi riconoscere alle prime note di un brano. Come un pittore nei soli c'è la tecnica, l'astrattismo, il colore, la forza, la spregiudicatezza. Roberto Cacciapaglia ha scritto una musica da paradiso e a un solo strumento ha dato la voce dell'infinito.